Arzignano Valchiampo Provercelli 1-1, il risultato finale al triplice fischio della 16ª giornata. Siamo con il tecnico Giuseppe Bianchini. Mister, grazie, passo subito alle domande della stampa e vado da Dimitri Cannello di Triveneto Gol. Giuseppe, primo tempo avete subito gol a freddo, ha cambiato la partita chiaramente quel gol, poi però pian piano insomma avete ripreso le misure e avete fatto un grandissimo secondo tempo dove avreste meritato anche di vincere. Sì, sì, abbiamo preso questo gol strano all'inizio, siamo stati un po' passivi, abbiamo fatto scendere il terzino e mettere dentro questa palla che tra l'altro è stata deviata. Si è impennata, è andata proprio una fatalità sulla testa del giocatore più alto in campo, però dovevamo essere sicuramente più reattivi in quella situazione lì. Capita, poi siamo rimasti un po' scombussolati un po' tutto il primo tempo, non abbiamo fatto benissimo, anche se poi loro non hanno più tirato in porta e il gioco abbiamo fatto solo noi. Il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, e avevo chiesto una reazione, non era possibile che la partita potesse finire in questa maniera e i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra vera che ha saputo reagire anche dopo un primo tempo un po' opaco, pur non sbagliando chissà cosa, però eravamo poco intensi. E secondo tempo invece molto bene e mi dispiace perché era una partita da vincere. Avete avuto un gran ritmo nel secondo tempo, no? Anche dal punto di vista della gamba, giocatori che hanno spesso e volentieri creato la superiorità numerica sulle fasce, insomma, è quello che vorresti tu, insomma, per tutta la partita, immagino. Sì, è chiaro che non è facile sempre tenere i ritmi alti così, però l'hanno fatto nel secondo tempo, l'hanno fatto nel primo tempo meno, ma nel secondo tempo l'hanno veramente interpretata benissimo. Hanno fatto uno dei migliori tempi parziali del campionato perché hanno fatto veramente bene. Mi dispiace perché dopo una prestazione del genere tornare a casa con un punto solo ti rimane un po' di rammarico, però mi tengo stretta la reazione e il secondo tempo fatto dai ragazzi. Anna Fabrello, giornale di Vicenza. Mister, tra l'altro la reazione doppia, no? Perché dopo la sconfitta in campionato contro il Vicenza lunedì, giocare dopo pochi giorni e in più un gol a freddo che insomma poteva rischiare anche di indirizzare la partita in un altro modo. Invece certo. Poi per come c'è cioè, quello che si è visto in campo è stata una squadra che ha dominato l'altra a tutti gli effetti, insomma, perché come hai detto tu la Provercelli non ha più tirato in porta. Sì, ma non abbiamo fatto tutto noi, gli abbiamo fatto fare gol e poi abbiamo giocato solo noi, loro hanno provato a giocare di rimessa. E il pallino del gioco anche nel primo tempo, non essendo brillantissimi, l'abbiamo sempre tenuto noi. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto girare palla bene, siamo stati intensi nel recupero palla e abbiamo creato tante volte situazioni per poter pareggiare prima e passare in vantaggio poi. Mi dispiace perché dopo una prestazione del genere prendere solo un punto è poco, però allo stesso tempo per noi far punti oggi era fondamentale, ripartire con una prestazione convincente e portando anche solo un punto era fondamentale per noi e l'abbiamo fatto, quindi bravi ragazzi. Mister, quello che è mancato effettivamente è stato solo il gol. Ti dai una spiegazione? I numeri dicono che voi siete una delle migliori difese di questo campionato e so che questo ti fa molto piacere. Sì. Dall'altra parte, in avanti, in queste ultime partite si sta facendo forse un po' troppa fatica. Ma stiamo creando tanto, io continuo a dire che finché si crea sono tranquillo. Gli attaccanti stanno lavorando bene, si spendono tanto. Oggi tutti quelli che hanno giocato hanno fatto una buona partita. E arriverà sicuramente il momento che alla prima occasione andranno a far gol perché stanno lavorando bene tutti. Quindi io sono sereno, l'importante è creare e stiamo creando e quindi sono fiducioso perché ho ragazzi seri che lavorano bene.
L'hai appena sottolineato tu, tutti quelli che sono scesi in campo hanno fatto bene e tra l'altro oggi hai cambiato tanto rispetto alla partita di lunedì, quindi un ottimo segnale da parte dei tuoi ragazzi in vista anche del prossimo impegno. Oggi hai potuto far rifiatare qualcuno, l'hai potuto far rifiatare anche quasi per tutta la partita, perché alla fine, Sì, ma quindi un ottimo segnale. è un ottimo segnale ed è per me una conferma. Io lo sapevo, me lo sentivo che pur cambiando tanto non avremmo abbassato il livello. Abbiamo fornito una prestazione importante cambiando tanto e questo per un allenatore è la cosa più bella che ci possa essere quando hai un gruppo di ragazzi che dà tutto e chi giochi non fa abbassare il livello, per me è la cosa più bella. Mister, grazie mille. Grazie a voi. La conferenza stampa post match continua con il nostro Andrea Gemignani, autore del gol che ha portato la partita in parità per i gialloceleste. Andrea, complimenti a te e a tutta la squadra Grazie. e partiamo dal racconto della partita. Beh, la partita sapevamo che non era una delle più semplici. Abbiamo avuto un approccio un po' sbagliato, è stato brutto prendere subito senza accorgersene il primo gol. Non abbiamo avuto un'ottima reazione per tutto il primo tempo, non è stata gestita nel migliore dei modi. Sicuramente l'abbiamo fatto nel secondo tempo, è stata una partita intensa dove abbiamo dettato i tempi. Abbiamo creato naturalmente molto di più, che è quello che dovevamo fare fin dall'inizio. Purtroppo è stata un po' così, va bene, comunque l'importante era non perdere punti. Muoviamo comunque la classifica e speriamo di recuperarli ancora nelle prossime partite. Andrea, il mister in conferenza stampa prima di te ha definito il secondo tempo, ma poi tutta la partita di Arzignano Provercelli, una reazione da vera squadra. Quindi commentiamo il secondo tempo, soprattutto dei gialloceleste, la tua rete e poi il gruppo come è sceso in campo dopo l'intervallo. Beh, sicuramente il gruppo c'è sempre e sempre ci sarà. Se andiamo molto d'accordo tra di noi e le cose si vedono anche in campo. La reazione, come ti ho detto, è stata bella e importante. Purtroppo non ci dovrebbe essere perché dovremmo sempre, se possibile, andare in vantaggio e comunque mantenere la partita, però sono cose che capitano. L'importante è appunto reagire nel migliore dei modi e cercare comunque di portare a casa dei punti. Passo da Anna Fabrello, Giornale di Vicenza. Il tuo primo gol in gialloceleste è un gran bel gol. Riviviamo insieme quell'azione che è stata proprio lo specchio del secondo tempo, no? In cui il mister ha detto anche uno dei migliori sicuramente. E il Beh, tuo gol è stato. grazie, ma sicuramente è dovuto dal gioco di squadra, non è stata una cosa del singolo. I gol vengono sempre così, è normale. Fortunatamente mi sono trovato lì in quell'occasione e sì, calciando fortunatamente è andata dentro. Mi auguro di farne altri, come naturalmente iniziare a fare qualche assist, visto che per adesso non sono ancora arrivati. E niente, più che altro. Era una cosa che dovevamo noi come squadra, come gruppo, al mister Poletti perché ci è sempre stato vicino, non sta passando un bel momento e sicuramente questa partita, questo risultato importante per far vedere che siamo un gruppo è anche dedicato a lui. Tra un paio di giorni si torna di nuovo in campo, quindi settimana bella tosta. Adesso siete riusciti a voltare pagina dopo, insomma, una delusione anche forte di lunedì contro Vicenza. Questo risultato che vi riporta in grinta, insomma, come si affronta adesso il terzo impegno della settimana? Intanto contro Vicenza più che delusione, rammarico perché sapevamo che poteva andare diversamente, però ormai è andata. Oggi abbiamo comunque mosso la classifica e sicuramente affronteremo la settimana, quei pochi giorni che mancano per la prossima partita, nel migliore dei modi. Cercheremo di recuperare i più giocatori possibili. Abbiamo, se non sbaglio, Molnar che è squalificato, però rientra piana. E quindi niente, sicuramente l'affronteremo con lo spirito giusto come abbiamo sempre fatto.
Andrea, non ci sono altre domande, si chiude la conferenza stampa post 16ª giornata Arzignano-Valchiampo-Provercelli. L'abbiamo detto, l'appuntamento è subito, si torna in campo già domenica per il terzo appuntamento di questo trittico settimanale di Serie C contro il Novara in trasferta. Andrea, complimenti a te. Grazie. E a tutto il gruppo e buon lavoro per i giorni di allenamento che vi aspettano e poi per il terzo impegno di campionato. Ringraziamo la stampa, il nostro allenatore e il nostro Andrea Gemignani. Ciao.